Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Come al solito, come il video precedente, sono ancora in una location abbastanza insolita, una location che ovviamente non è quella di casa mia, come potete ben vedere, si vede abbastanza un ombrellone e sono ovviamente ancora al mare. Tra qualche giorno, anzi domani, è prevista la partenza e tornerò a casa, quindi finite le vacanze, piccole vacanze. Ragazzi, questo video veloce, come al solito, come il precedente, solo per tenervi sempre aggiornati sulle ultime novità, su quello che è successo anche questa settimana nel mondo del sim racing, nel mondo delle mod, di quello che ci piace tanto del nostro simulatore assetto corsa, dei nostri simulatori. Ci sono due novità molto molto succulente, molto molto interessanti. La prima, in ordine non di importanza, ma in ordine magari forse alfabetico. La prima è il rilascio da parte dei Guerrilla Mod. Volta scorsa vi ho parlato della Porsche, no? 992 GT3 Cup, che non è una GT3 ragazzi, è la Porsche Cup, eh? GT3 è il modello, quindi non fa parte della categoria GT3, ma è una Cup ed è fantastica. Guerrilla ha rilasciato un'altra macchina che è più un aggiornamento, sicuramente è un aggiornamento perché aveva già rilasciato questa macchina identica qualche anno fa, che si tratta appunto della BMW 240i Cup. Voi dite, che macchina ragazzi, una macchina divertentissima, è tipo la CS però ancora un po' più stradale. Infatti ha proprio il volante della stradale, ma è divertentissima, preparata, e c'era un campionato che veniva corso, un monomarca, con questa macchina. Era già presente la versione 1, ma adesso hanno fatto la versione 1.1 con dei diversi aggiornamenti veramente interessanti. Vi consiglio di scaricarla perché è molto divertente, prodotti Guerrilla top. Hanno aggiunto nuove configurazioni, appunto, nuove impostazioni di shaders, nuove impostazioni di luci, hanno aggiunto i freni, le luci, ai freni sono state corrette, la luminosità, ecco, dei freni quando vanno in escandescenza. Le texture sono completamente tutte nuove, le luci sono appunto commutabili con dei pulsanti aggiuntivi, il bagliore del disco, appunto, come abbiamo detto, è stato modificato, è stato modificato completamente la mescola dei pneumatici, che adesso si tratta dei Dunlop, esattamente come quelli che monta la macchina quando appunto ha fatto le sue gare Cup. E poi il sound è assolutamente nuovo, rivisto completamente da zero. Quindi ragazzi, una macchina gratuita, scaricabile sul loro forum, dovete registrarvi, c'è un post e vi metto ovviamente sempre il link in descrizione, e scaricate questa bellissima macchina, molto divertente, assolutamente divertentissima. Non l'ho ancora provata perché ovviamente sono qui, ma vi assicuro che si tratta di una macchina molto 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 divertente, perché io ho i miei tester comunque. Poi un'altra chicca meravigliosa ragazzi, ieri sera il team VRC, voi conoscete benissimo VRC, vi avevo anticipato un qualcosa di particolare che questa settimana doveva accadere ai prodotti VRC, al team VRC, e infatti hanno ufficializzato ieri sera con un video, vi metterò anche in descrizione il video, un nuovo prodotto meraviglioso. Ragazzi, come vi ho sempre detto, tra le F1 ibride attuali 2022, quella che ritengo un po' più superiore alle altre è quella degli RSS, perché per me, diciamo a livello globale, proprio a 360 gradi, può essere una macchina un po' più realistica delle altre che ho provato, di altri modders, che comunque valide, ma quella degli RSS comunque rimaneva con la spannetta sopra. Ragazzi, VRC adesso ha rilasciato la F1, si chiama Formula Alfa 2022 ed è praticamente l'auto F1 del 2022. Non è stata ancora pubblicata ufficialmente, quindi non sarà gratuita. Avrà un piccolo costo, non è ancora acquistabile, ma sul loro Discord, sul loro sito, potete comunque vedere la preview di quest'auto, e alcuni YouTuber l'hanno già provata. Purtroppo io sono qua, non ho questa possibilità, anche se potevo farlo. È un peccato, è veramente un gran peccato, però va bene, era la mia settimana di vacanza, difficile portare tutta la mia attrezzatura qui in vacanza, sarebbe stato molto difficile. Però settimana prossima, ragazzi, sicuramente faremo dei test insieme, sia della Formula 1 2022 dei VRC, che deve essere qualcosa mondiale, ragazzi, perché i prodotti VRC sono veramente di alto livello, molto di alto livello, fatti veramente bene da zero, ragazzi, un po' come gli ASR, che comunque creano tutto da zero, non fanno porting, non prendono cose a destra e a sinistra e cercano di fare degli accrocchi, come ce ne sono tanti purtroppo in giro.
e sono modders seri, persone che fanno delle cose in maniera concreta, seria, e anche se ci fanno pagare 3 euro una mod, 3, 4, 5 euro, quello che sarà, ragazzi. Se vi piace quel tipo di auto, sicuramente dietro c'è un lavoro molto, molto importante, diverso dal lavoro di porting. Chiudo la parentesi. Quindi, io sicuramente settimana prossima cercherò di fare il massimo per portarvi in pista sia la Porsche dei Guerrilla Cup sia la BMW 240i versione 1.1 dei Guerrilla e anche la Formula Alfa 2022 dei VRC. Farò un bel ci sarà un bel po' da lavorare settimana prossima. In base al mio tempo che avrò a disposizione, rilascerò questi video e non so in quale ordine, ma sicuramente le voglio provare tutte con voi e vorrei trasmettervi le mie sensazioni di queste auto. Ragazzi, non scordatevi che gli ASR sono al lavoro, stanno lavorando e sono molto vicini al rilascio della stagione F1 1992. Sapete che la 91 è stata già rilasciata, l'abbiamo un po' provata, ho fatto un video, sono prodotti eccezionali anche quelli degli ASR. Stanno per rilasciare la F1 1992. Queste sono anche vetture ruote scoperte che mi appassionano tanto, mi fanno venire la pelle d'oca, sono veramente belle. E poi vabbè, gli ASR lavorano in modo veramente impeccabile come i VRC, come i Racing Studio. Modders di un livello abbastanza molto alto, tra i quali ovviamente tra queste vetture ci sarà l'Andrea Moda. Ragazzi, l'Andrea Moda ci sono già sul loro Discord, ci sono già le preview, le immagini, potete vedere le immagini dell'Andrea Moda 1992, bellissima ragazzi, un'auto storica, ha corso solo quell'anno, quel campionato 1992 l'Andrea Moda, quindi veramente è stata una meteora, però è carina averla, è una scuderia diciamo nostra, non diciamo, è di casa nostra, quindi anche questa cosa molto appassionante, molto bello avere, ricostruire nel nostro simulatore queste stagioni. Quindi ragazzi, io vi rimando ai video della settimana prossima, preparerò questi video con questi test, come vi ho detto, la Formula Alfa 2022 dei VRC, sicuramente la proveremo insieme, faremo un bel test approfondito, vi darò le mie impressioni, le mie considerazioni anche rispetto alla mod dei Racing Studio, giusto per mettere sulla bilancia pro e contro delle due mod, ecco, una cosa molto molto equilibrata e diciamo non di parte, perché ovviamente io vi do i consigli in base alle mie sensazioni, quello che probabilmente mi piace e che mi fa piacere il simulatore. Ecco, poi ci sono delle mod che purtroppo, una volta che le provi, ti rendi conto che magari c'è da lavorare tanto. Ecco, un prodotto VRC già è garanzia di qualità, ripeto, come ASR, come Racing Studio, come altri modders strutturati. Poi la BMW dei Guerrilla, ecco, anche i Guerrilla e quindi la 240 Cup, sicuramente la voglio provare, qualche giretto lo voglio fare in qualche circuito stretto, troveremo un bel circuito non velocissimo perché è una macchina che secondo me va provata su questi circuiti un po' tipo un Brands Hatch. Vediamo un qualcosa del genere e poi la Porsche 992 Cup GT3 che secondo me veramente merita anche lei di essere provata in qualche circuito un po' particolare, qualche sali scendi, vediamo qualche circuito americano, non lo so, non lo so, vedremo insieme. Ragazzi, intanto queste sono le novità. In descrizione trovate i link al forum dei Guerrilla per scaricare la BMW 240, il link al nuovo sito dei VRC, perché vi ricordo, VRC ha tirato su il nuovo sito, un nuovo sito completo fatto da zero. L'URL è diverso, non prendete l'URL vecchio perché è un sito che nel tempo verrà poi, diciamo, chiuso, e quindi il nuovo portale, il nuovo sito dei VRC Modders lo trovate in descrizione. Probabilmente vi metto anche il link della presentazione che hanno fatto ieri sera su YouTube di questa Formula Alfa 2022, che appunto è la F1 2022 che corre quest'anno, il modello che corre quest'anno. Quindi ragazzi, ci sono tante novità, tante belle novità in pentola, la pentola bolle tantissimo, io non vedo l'ora di tornare a casa, oddio, bellissimo qui, però non vedo l'ora di provare queste meraviglie insieme a voi e vi rimando a settimana prossima, vi auguro un buon weekend, vi ricordo che domani il video della domenica non ci sarà perché ho cercato di fare questo video il sabato un po' riepilogativo delle cose più rilevanti e settimana prossima vi porterò diversi aggiornamenti, ok? Grazie mille di essere stati con me. Vi chiedo come al solito una iscrizione al canale perché se vi piace questo canale l'iscrizione vi assicuro che conta tantissimo per me, un like al video se vi è piaciuto e ci salutiamo, ci vediamo la prossima volta e vi auguro buon sabato e buona domenica. Ciao ciao ragazzi!